Allenamento speciale giovedì pomeriggio per Giorgio Calcaterra, il dominatore delle ultime 11 edizioni della 100 km del Passatore, l'ultramaratoneta per eccellenza, a Faenza, in compagnia di tifosi e appassionati. L'atleta romano era in città per presentare la propria autobiografia, Correre è la mia vita, all'interno della rassegna benefica Giochi di parole organizzata dall'associazione Piccoli Grandi Cuori a sostegno di bambini e ragazzi che soffrono di cardiopatie congenite. Ti aspettavi così tante persone per questo allenamento speciale? No, effettivamente non me l'aspettavo, oltre che tante persone anche tanto calore. So che Faenza è sempre generosa, quindi forse me lo sarei dovuto aspettare, ma no, pensavo che oggi era un giorno feriale, quindi no. Grazie. Questa sera presenterai il tuo libro. Che cosa rappresenta per te questo libro? Sono i racconti di quello che mi ha spinto a correre, di quello che mi ha fatto innamorare della corsa e della mia vita in generale. Non ci sono tabelle, regole, ma si capiscono dal modo in cui io ho affrontato tanti anni di corsa. Imola state organizzando una speciale maratona, di che si tratta? Sì, è una gara, un evento, una festa dove ci sarà sia la 5 che la 10 che la 21 km all'interno dell'autodromo, il prossimo 29 ottobre. Correre in pista è emozionante, proprio c'è il cordolo verde, bianco e rosso, insomma poi è affascinante, quindi spero che saremo in tanti, vi aspetto a tutti.